E quello che può essere portato, io credo, a fattor comune è considerare il cambiamento come un atteggiamento dell'oggi volto al non accontentarsi, al cercare di andare oltre, rimanendo però connessi a se stessi, ai propri valori, al mondo in cui si opera e che però cambia oggi molto velocemente. Come vi dicevo, noi abbiamo provato a ragionare stiamo lavorando con le cooperative, abbiamo promosso un percorso in questo senso e abbiamo condiviso che questo percorso deve tendere a quattro approdi principali, quali ambiti di azioni di oggi per il futuro. Uno è la rigenerazione, contrapposta alla restaurazione. Cioè, non si può pensare che comunque oggi non ci si debba dotare di situazioni e di connotati nuovi, pur senza, come dicevo, allontanarsi dai valori, perché sicuramente non si può lavorare perché ritorni quello che è stato, perché i cambiamenti sono profondi, sono importanti e semplicemente pensando di ritornare a quello che siamo stati non si affrontano le sfide del futuro e non si rispondono appunto ai bisogni delle persone. Quindi l'evoluzione intesa come l'abilità di focalizzare e di sviluppare degli elementi di forza che contraddistinguano il nostro agire e che possano essere la chiave appunto di successo, di affermazione nel futuro, individuando e lasciando andare quelli che sono obsoleti in qualche modo o che comunque fungono da zavorra al cambiamento. Noi abbiamo fatto durante uno di questi lavori un sondaggio online rispetto a che cosa portare e a che cosa lasciare. E lì ci sono molti elementi che forse hanno un po' pesato sulle nostre organizzazioni, vorrei dire tutte, però oggi parlo per la cooperazione, una certa autoreferenzialità, una certa appunto tendenza al mantenimento per la paura appunto di essere stravolti. Ecco, è importante sicuramente nel rigenerarsi andare avanti. Andare avanti però attraverso anche la trasmissione, e cioè la volontà di non chiudersi appunto in linguaggi, pratiche, codificati, autoreferenziali, quel dire no, che ci capiamo fra noi che parliamo di queste cose, perché oggi vediamo quanto è importante comunicare e far capire chi siamo. E molto spesso i linguaggi che noi siamo abituati a utilizzare, questo non vuol dire che dobbiamo utilizzare il linguaggio becero di certa comunicazione, però dobbiamo impegnarci perché riusciamo in maniera chiara a trasmettere quello che siamo, a far capire quello che siamo e quello che vogliamo. E l'ultimo, lo dico anche qui per noi, ma per noi cooperazione, ma in qualche modo allargandolo, il tema dell'organismo inteso come un soggetto vivente in grado di accompagnare percorsi, come appunto fanno i tutor, quindi anche di fornire aiuto, supporto e nello stesso tempo apprendere da coloro che accompagnano, contrapposto all'apparato. Ed è quindi la capacità di mettere a sistema e di rendere operativa la ricchezza che noi abbiamo all'interno delle nostre reti che sono quelle di secondo livello, quelle che sono di rappresentanza, che devono avere proprio questa caratteristica. Allora il tema, appunto, occupandoci più complessivamente di persone,
è quello però poi di connettere le persone, lo sviluppo delle persone allo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile che deve essere sicuramente uno sviluppo inclusivo, perché deve ridurre le disuguaglianze, le aree di emarginazione, che siano emarginazione sociale, culturale, lavorativa. Se penso a quella culturale, penso per esempio a tutto il tema della povertà educativa per i minori, e dove si è visto che uno degli elementi fondamentali è sicuramente anche la povertà culturale e sociale, e non tanto e non solo la povertà economica. Collaborativo, nel senso che deve essere basato sull'interazione tra persone, tra territorio, tra comunità, ma anche fra tutta una serie di soggetti, e quindi includendo tutti i soggetti. Democratico, perché deve basarsi su delle pratiche, dei processi organizzativi utili ad attivare l'intelligenza collettiva che è presente all'interno delle singole organizzazioni e dei nostri territori, delle nostre comunità. E sicuramente, come dicevo prima, è innovativo, perché non si può pensare ad essere un soggetto importante e significativo, e qui lo dico per tutto il terzo settore, e ad essere un soggetto di riferimento, senza comunque essere testimoni e portavoce della lotta ai temi delle disuguaglianze, della disparità, del degrado in tutti i suoi ambiti. Quindi è importante ed è fondamentale, perché in questa fase, forse ancora più che in altri momenti, noi dobbiamo di nuovo scegliere da che parte stare. Questo lo dico per la cooperazione, che è nata appunto dalla parte della deistituzionalizzazione, dell'organizzazione del lavoro di tutta una serie di persone e di professionalità appunto anche dette fragili, soprattutto professioni esercitate al femminile e così via, ma sulla base di questo oggi io credo che sia il momento di nuovo nel quale il nostro impegno determina da che parte noi stiamo. Allora, la cooperazione sociale in questo può costruire un'alternativa. Certamente, come dicevo prima, è fondamentale non dimenticare e mantenere un legame stretto con i valori che fanno parte dell'identità e della storia della cooperazione sociale, e di cui la società ancora oggi sente fortemente bisogno. Anzi, devo dire, a volte ci rimprovera proprio in qualche modo la sensazione che ce ne siamo un po' allontanati noi come cooperazione sociale. Dall'altra parte però è necessario uno sforzo creativo, appunto, che porti a immaginare il futuro, nuove modalità di azione, di dialogo, evitando di rifugiarsi, come dicevo prima, di rifugiarsi nella convinzione, come avevo già detto, che il ritorno, la riproposizione di modelli passati possa essere la risposta. La crisi che abbiamo vissuto, come dicevo, non è tanto una transizione, ma un passato, e quello che abbiamo davanti è completamente nuovo sostanzialmente. La risposta quindi non può essere una risposta adattiva o incrementale aggiungendo qualcosa, ma sicuramente trasformativa. Ci chiama tutti a un'importante trasformazione. E qui appunto il tema è quello dell'agire, del dove agisce la cooperazione. Allora, come può essere un agente trasformativo? Il luogo dell'azione è, come diceva prima Paolo, introducendo il mio intervento, è il territorio. Il territorio però che non è uno spazio, che non è solo uno spazio fisico, quindi io non appartengo e non contribuisco a quel territorio perché ho la sede in quel territorio o così via, e questo a volte è stato
un problema, per esempio, nell'ambito della cooperazione, delle gare di appalto, dell'affidamento dei servizi, perché per territorialità non si può intendere il fatto di mettere una sede operativa in un territorio, perché territorio è un luogo che esiste in virtù delle relazioni e degli scambi che si innescano fra chi lo abita, e non è semplicemente la definizione fisica. Allora, finché la cooperazione sociale possa essere davvero un agente di cambiamento nel territorio, occorre abitarlo, occorre abitare quei luoghi, come appunto dice qualcuno, di passaggio da territorio a luogo, e contribuire continuamente alla sua trasformazione. Ed è proprio all'interno del territorio che prende forma la capacità di realizzarsi e di competere con altre forme, competere positivamente, voglio dire, della cooperazione. Tra la cooperazione e i territori esiste un legame generativo che è reciproco, perché le cooperative vivono grazie alla ricchezza e alle potenzialità che sono presenti sui territori, ma di riflesso sono spesso un antidoto al fallimento, all'abbandono e allo spopolamento del territorio. Questi anni di crisi, molte cooperative, soprattutto in certe zone, sono trovate ad essere l'elemento di riferimento anche dal punto di vista lavorativo per quel territorio, oltre al fatto di essere la realtà appunto che rispondeva ai bisogni del territorio. Certo che la cooperazione è nata e vive su questo difficile equilibrio, che io qui ho raffigurato fra cuore e cervello, ma non è solo quello, ed è questo difficile equilibrio fra la missione valoriale, che è quella che la legge stessa gli affide, della promozione umana e dello sviluppo della comunità, e l'agire imprenditoriale, perché sostanzialmente la cooperativa è un soggetto di lavoro e deve rispondere, deve avere un agire imprenditoriale che consenta poi a dare quel buon lavoro, al rispetto del lavoro, delle condizioni di lavoro, dei contratti di lavoro, e anche ad avere quel risultato che consenta di investire in quei territori appunto che vogliamo promuovere. E quindi è un difficile equilibrio. Fin da quando siamo nati, molti hanno fatto fatica a comprendere chi è la cooperazione sociale, perché non è il soggetto del volontariato, dove chi svolge attività nella cooperazione lo fa volontariamente, però ha una missione che è una missione sociale importante e che gli è riconosciuta dalla legge, e quindi nel momento in cui gli è riconosciuta la legge è un suo dovere nei confronti della legge. E quindi c'è questo difficile equilibrio tra appunto connettere la promozione umana e lo sviluppo economico. Ma come dicevo prima, le disuguaglianze prodotte dalla crisi economica e dalla crisi del welfare stesso sono uno dei temi chiave che nel corso degli ultimi anni ha comportato trasformazioni importanti della composizione sociale e culturale delle comunità, e incidendo anche sulla nascita di nuovi contesti, luoghi, dinamiche relazionali, produttive. Queste considerazioni ci impongono quindi una riflessione in merito all'analisi delle attuali aree di esclusione sociale ed economica, e ci sollecitano a interrogarci sulle capacità di risposta della cooperazione e più in generale del terzo settore, che sia in termini da una parte di gestione, di progettazione e di gestione di nuovi processi di inclusione, di promozione umana, ma anche di rappresentanza di questo, nella funzione anche di rappresentanza e di advocacy delle persone che appunto con le quali noi lavoriamo. E quindi in questo sostanzialmente noi siamo chiamati, come dicevo, a
a scegliere di nuovo e quindi ad essere consapevoli del periodo e del momento. Entro nel merito, quindi il tema dei bisogni sociali e della attivazione di comunità. Si parla molto, no, di innovazione sociale in questo senso, del connettere nuove idee, i bisogni sociali, le nuove relazioni e quindi che questo serve complessivamente ad attivare la comunità. Oggi cambiamento sostanziale del sistema di welfare che pur faticosamente e anche con dei passi indietro da un approccio assistenziale e terapeutico si prova a far passare ad un approccio orientato verso l'investimento sociale, la prevenzione, appunto lo sviluppo di comunità, comporta la necessità di rintracciare quegli elementi di distintività che contraddistinguono l'azione della cooperazione sociale. Il distinguo, appunto, proprio per essere questo soggetto ibrido, come alcuni dicono, comunque quasi una contraddizione in termini, non sta quindi nell'erogare servizi, e questo vale anche per parte del volontariato, direi, per sopperire ai bisogni delle comunità o alle carenze del sistema pubblico, perché sussidiarietà non vuol dire questo. Sta nel progettare e nell'implementare anche servizi, ma per attivare e per far crescere le comunità. Cooperazione sociale non vuole essere concepita come un pubblico di serie B, come spesso è stata concepita, come appunto gli enti non ce la fanno più a gestire, quindi fanno gestire la cooperazione e quando non hanno più soldi neanche per la cooperazione chiedono al volontariato. Ma vuole essere un mondo di sperimentazione e costruzione di infrastrutturazione sociale che attivano comunità e quindi trasformano i territori. Gli investimenti in infrastrutture sociali, fatti di relazione, di progettualità condivise, di risorse spese ma anche coprodotte, contribuiscono al benessere sociale e al potenziamento delle capacità produttive di un territorio, migliorano il capitale umano ma impattano anche sull'occupazione e sul reddito e in questo senso anche sopperiscono alle carenze di servizi, riducono gli spazi di esclusione e di disuguaglianza e attivano invece spazi di cittadinanza. Allora, che cosa vuol dire welfare e territorio? La tutela delle fasce deboli è soltanto una parte del welfare, perché si tende, no, poi sempre a vederlo in quel senso e quindi non se ne vede la portata invece più complessiva. Fine fondamentale del welfare è invece di valutare l'insieme dei rapporti e la qualità dei processi di integrazione sociale che riguardano tutti i cittadini, non solo i cittadini deboli o fragili o in stato di difficoltà. L'esercizio dei diritti civili e sociali, giustizia sociale, parità, parità delle opportunità, consistenza e qualità delle relazioni fra le persone, i gruppi sociali, le generazioni, valorizzazione delle risorse dei singoli cittadini. Per questo il welfare rappresenta un asset centrale del processo di sviluppo e di crescita dei territori. E per questo va affrontato a sistema con una logica di futuro sostenibile, quindi non in una logica non strettamente riparativa, ma come un ambito di sviluppo. Qualcuno diceva, appunto, leggevo in questi giorni un libro sulla co-economy, sempre più evidente è la necessità di un superamento delle logiche verticali all'origine delle dicotomie
che dividono la produzione di valore economico da quella di valore sociale, verso una logica di circolarità, perché comunque l'una incrementa l'altra. Quindi è necessario anche superare la logica della categorizzazione dei bisogni. Parlava prima appunto dell'evoluzione dei bisogni, di come in relazione a come sono cambiate, come è cambiata l'organizzazione familiare, il lavoro, la composizione sociale, cambiano velocissimamente i bisogni. E quindi superare la logica della categorizzazione dei bisogni e quindi delle risposte ai bisogni articolate solo per rigide tipologie di servizi. Ma è necessario mettere al centro la persona, la sua rete di relazioni, rilevandone non solo i bisogni, che è fondamentale, ma anche le risorse, per innescare un meccanismo appunto circolare di produzione di valore sociale ed economico. La dimensione sociale, questa è una citazione nel mio, non è più relegata a essere un output del processo di redistribuzione in atto dalle istituzioni pubbliche, bensì così diventa un meccanismo generativo, un input quindi, una risorsa immessa all'interno di un modello di sviluppo umano integrale. E vengo in fondo a ragionare un po' di strumenti, peraltro di strumenti molto all'ordine del giorno. Con la riforma del terzo settore si riparla, perché già nella 328 del 2000 c'era il tema di coprogrammazione e di coprogettazione. E la coprogettazione appunto è stata, come dicevo, ultimamente ridefinita anche dal codice del terzo settore, che al molto citato e vituperato, qui poi è stato fatto un lavoro anche importante, anche con il contributo del CNV su questo tema, descritta appunto come un procedimento finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento, e che quindi definisce in modo preciso e riafferma la cooperazione, il lavoro insieme, la partnership appunto fra ente pubblico e terzo settore inteso come quel soggetto che in questo percorso ha la capacità di portare creatività, progettualità, ma anche azione sul territorio, capacità di muovere il territorio. Allora, noi come associazione abbiamo con la nostra Summer School fatto un lavoro proprio su questo, sul tema delle partnership e della coprogettazione, perché ci sono degli elementi strettamente legati, perché le partnership, e lo dico dalla parte di quelli che hanno anche utilizzato in questo senso appunto prima.